principali muscoli interessati sono i glutei e i bicipiti femorali, mentre i muscoli accessori coinvolti sono il gran dorsale, il gran rotondo, il deltoide posteriore e la muscolatura lombare. La posizione di partenza dello stacco rumeno è la posizione finale di uno stacco da terra. L'impugnatura è alla distanza medesima, per questo motivo la partenza può essere effettuata staccando il bilanciere da terra come fosse proprio uno stacco da terra. Nel caso disponete di un rack, fissate i pin ad un'altezza a voi comoda e staccate il bilanciere trovandovi nella posizione di partenza. Anche per questo esercizio le braccia risultano tese perché il focus è sulla catena estensoria. Errore comune per lo stacco rumeno è piegare le braccia sia in fase eccentrica sia in fase concentrica. Il setup sarà ultimato nel momento in cui il petto salirà verso l'alto e le spalle verso il basso, con un'intrarotazione del gomito per mantenere un'attivazione più efficace della muscolatura del dorso. La discesa in questo esercizio è praticamente identica al good morning, con la differenza che in questo caso impugneremo il bilanciere. Un aspetto fondamentale, specialmente se siete alle prime armi, è quello di sentire il peso spostarsi verso il tallone man mano che scendete. Altro aspetto importante per mantenere le curve fisiologiche della schiena è quello di scendere piegando leggermente le gambe e strisciando il bilanciere lungo gli arti. La tibia dovrà rimanere perpendicolare al terreno. Questo vi permetterà di mantenere la schiena compatta senza il rischio di sovraccaricare la zona lombare. Nel caso in cui questo aspetto venisse a mancare, perdereste la lordosi lombare molto facilmente, specialmente con alti carichi. La discesa termina poco sotto al ginocchio, dove poi si effettuerà l'inversione di movimento. Chiaramente chi è molto rigido fermerà prima il movimento, altrimenti perderebbe l'assetto o l'equilibrio. La fase concentrica consiste nel riportare il bilanciere nella posizione di partenza, sfruttando l'estensione dell'anca. Cercate quindi di non schienare l'esecuzione e di non spostare la tibia in avanti o di spostarla indietro.